Three games to go. How are you approaching these next three games, or these last three games? Come tre partite alla fine, come le affronteremo? Le affronteremo come una squadra che non è ancora esclusa matematicamente dai giochi. We're going to approach this game in the right manner, the right way, because the tables say that we're still in contention to achieve playoff. So we will do the best as possible. Do you feel you have to win all three games though to stand any chance of getting that sixth place? Bisogna vincere le ultime tre partite per avere ancora una chance di entrare nei playoff. Certo, well, disappoint for last match in London. I think that my team is consapevole. Knows. Stop. Tu knows that come dire? E che ha fatto un bellissimo match a Londra. They knows that they did very well. They did very well. Last match a Londra. We will go in a derby, play for un match important with a team important, but for us objective is always we think that is possibility go in a table for playoff. Yeah, still possible that we achieve the playoff. So we know that it will be a difficult game, but is important to approach in the right way, taking the positives of last game. And I was going to mention those. You've spoken before about the away record and wanting the players to play with freedom. You say free in the head. Do you feel that's coming? Because it was a much more fluid and so much good football on Monday at QPR in that performance. In passato hai detto che in trasferta ti sei aspettato una squadra che giocasse con più libertà mentale e forse si è visto questo in ultima partita, si è giocata una partita molto, molto più fluida dal punto di vista del gioco e può essere che sia questa la chiave? I'm very happy, but the result final for us non good, match lost. But for us, resta Lugia, resta. We can keep one good match for mentality, for performance, for mentality and for aggressività, also play easy. I need that our fan in London see one team very very fluid. Mm-hmm. For me is very important see my player play in this way. Leaving the last 5 minutes aside just for the moment, is that the type of football, the type of the way that you want your teams to play football? Is that what you are looking for, both for now and looking ahead to next season? Togliendo gli ultimi 5 minuti, sfortunatamente, ma è il tipo di prestazione, il tipo di gioco, di calcio che tu vorresti far vedere, è proprio quello che si è visto contro il QPR? Si può fare meglio. We could do better. How can you do better? E come in what way? Su cosa si può migliorare? Non c'è mai una fine per non migliorarsi, secondo me. C'è sempre la possibilità di migliorarsi e questo... Se ho la possibilità il prossimo anno di partire, di iniziare con un gruppo come quello che sta per finire, con conoscenza, secondo me si può fare molto meglio. I think my vision is that you never achieve the top. So it's always possible to improve,
And I would like to have the possibility next season to start from the pre-season with my lads, with the group, to build something together in that time. And then I think that we can have the chance to see this kind of performance and this kind of football. You've spoken before about using these games whilst you're obviously still looking to achieve your targets of the top six, but of assessing players and seeing what they can bring you, with maybe thinking about decisions looking ahead to next season. Is that, are those sort of things starting to formulate in your mind about who can be part of the group next year? A parte, come hai detto tu, la possibilità di poter raggiungere i playoff, ma le ultime tre partite ti serviranno anche per valutare i giocatori per la prossima stagione. Non sono le ultime tre partite che si giudicano i giocatori. Abbiamo avuto un lungo periodo per valutare tutto e credo che insieme alla società per il prossimo anno si cercherà di migliorare questa squadra. Yes and not. What I mean is that the assessment process is started long times ago. Yep. It will be we're still assessing the player, but then at the end of the season, of course, I will sit down with the club. We will see what are the targets, what we can do, and we will decide in terms of players acquisition and players transfers. And for the next three games, we're still looking for a top six. Again, we mentioned that the last few minutes of games, it was another late goal on Monday, albeit different circumstances, that you were pushing for the win. You said you felt you were too British in your sort of objective on Monday by going for the win. But is that something, with so many points having been lost late on, is it something that the players have got to get over, something perhaps mentally, that there is a fear in these last few minutes of games? Dobbiamo parlare ancora di gol concessi negli ultimi 5 minuti. È vero che l'ultima partita probabilmente c'è stata una decisione di andare a vincere la partita, ci siamo sbilanciati in avanti. Tu hai detto che forse sei diventato troppo britannico come tipologia di allenatore, ma c'è qualcosa nella testa dei giocatori? No, non credo. L'ultima partita ha dimostrato che stavamo giocando nella metà campo avversaria, non è stato come le altre partite dove abbiamo subito gol giocando nella nostra metà campo. Siamo voluti andare a vincere la partita perché per noi era importante fare i tre punti, ma non credo che nella testa dei giocatori ci sia questa paura di vincere. I don't think that my lads have fear to win. Last game was completely different game in terms of performance. We were pushing, we were playing in their half for majority of the game, and as you said, we tried to win that game, and so it was it's disappointing to lose this match, but it was a completely different game if you watch in the past when we conceded goal last minute and we were too deep and we dropped a little bit and we waiting for a goal. So I don't think that is something that is in the mind of the player. Squad news, the last couple of games you've had Alex Jakubiak with you. He's been out warming up. Is there a chance that he may be involved before the end of the season? Ci puoi dire qualcosa su Jakubiak, che l'abbiamo visto convocato, fare il riscaldamento? Può essere che sia arrivato il momento dell'esordio? Vedremo. Jakubiak è un ragazzo dell'Academy e io sono sempre molto felice di portare dei ragazzi che meritano con noi. Poi se esordirà, vediamo in queste ultime tre partite. Jakubiak is a part of the squad in this moment. I'm very keen to with young player. I know that what for a good tradition with academy player, and we will see if in the last three games he could have his debut. Squad news? Any injuries? Any injury concerns for Saturday? Qualche problema di infortuni per sabato? Qualche acciacco? Solito qualche acciacco, ma credo che domani faremo le convocazioni e parleremo domani. It's too early to say if everybody will be ready, because we played
two matches in 48 hours, there is some players with a few problems, but we will see tomorrow. Last one, must ask you about the supporters were so loud on Monday, singing that song about you, Beppe. What do you make of that? You've said many times already how the supporters, how you know, happy you are, but the song about you, must enjoy that. Avrei sentito, l'hai anche ricordato, ribadito più volte, come i tifosi sono calorosi quando giochiamo fuori casa. Lunedì è stato cantato il tuo nome tantissime volte con la canzone degli Spandau Balletti. Quanto ti fa piacere questa cosa. Io so che hai ringraziato tante volte. Tante volte, ce lo ringrazio perché tante volte non riesco a salutare perché sono concentrato sulla partita, però a me fa piacere, ma vorrei davvero regalare tantissime gioie a questi tifosi, ma non perché cantano il mio nome, perché meritano per quello che fanno per noi, per come ci seguono, per come ci stanno vicini. Noi stiamo facendo un campionato che siamo ancora aggrappati, no? Matematicamente ancora ai playoff, però noi dobbiamo essere una squadra che trascina ancora di più i nostri fan, perché davvero meritano per quello che hanno fatto finora con noi. As I say many times, our supporters are fantastic. But I don't say that because they sing in my name. It's because they show us an amazing attachment to the club. What I would like to give to them is not to hear my name. It's not important this, but I would like to give to them the right push to allow them to be more loud and more happy because we could achieve something important. And we still there is a few chances to achieve a playoff, and we for them we will try to do our best.